Regola numero 1, non ti muovere. Regola numero 2, non ti muovere. Regola numero 3, se ti dico stai fermo, significa che hai violato una delle prime due regole. Il nostro vagabondare ci porta oggi a incrociare la strada di un tatuatore eclettico, un artista a 360 gradi. Germano Giovanni Magni, per tutti semplicemente Jerry, è spesso in giro per il mondo. È stato a Glasgow, a Londra, a New York. Trasferte a volte obbligate, altre volte cercate. Un modo per affinare la tecnica, per confrontarsi con altri professionisti del settore e acquisire competenze nuove. L'incontro arricchisce sempre e si scoprono meglio i tanti volti di paesi più o meno lontani. Come il Canada. In Canada hanno due stagioni, l'inverno e luglio. Dal 1995 è professionista del tattoo, ma contemporaneamente anche illustratore, fumettista, web e graphic designer. Perché, come ama dire lui, devi essere un ottimo disegnatore prima di bucare la pelle della gente. Jerry, con alle spalle una dote innata che ha poi affinato grazie alla scuola di disegno, ha iniziato prestissimo a tatuare. Sono stato prima tatuatore che illustratore fumettista. Perché il primo tatuaggio l'ho fatto a 15 anni. Mi è arrivato un solito ragazzino un po' più grande, mi ha spiegato come si facevano i tatuaggi, un po' di china, un ago, un po' di china, un ago, vai a casa, ti buchi la pelle e avrai un tatu. Io sono corso a casa, ero contentissimo perché avevo il mio tatuaggio. I miei amici: hai un tatuaggio? Anch'io voglio un tatu, anch'io voglio un tatu, fammelo. E ho cominciato a fare il tatuatore in modo completamente irresponsabile, fino a quando è arrivata la madre di uno dei miei amici, che è andata dalla mia mamma, e potete immaginare cosa è successo. Poi ho cominciato a frequentare la scuola di disegno e in quel caso a maggior ragione volevano che io li tatuassi perché sapevo disegnare. A quel punto non ero più uno che aveva un po' di talento, ero qualcuno che sapeva disegnare. E quindi tutti a chiedermi un tatuaggio, però vabbè, in quel periodo ero più preso dalla scuola di disegno, dai fumetti e dalle illustrazioni, non mi interessava il tatuaggio. Per me il tatuaggio è una forma d'arte come tutte le altre forme d'arte. Cambia il supporto. Un tatuaggio, un quadro, un fumetto, qualsiasi forma di espressione artistica può essere arte, artigianato o spazzatura. Il portfolio del tatuatore, aprite il portfolio del tatuatore, se vedete che è una persona in grado di disegnare, ok, se non è in grado di disegnare scappate, siete di fronte a un artigiano, qualcuno che non è in grado di creare qualcosa per voi. Non è il mezzo espressivo che conta, è chi lo fa.
come si dice, il mestiere lo puoi insegnare, l'arte no. Ho visto il tuo portfolio, ma sei bravissimo, l'uso del colore, poi come disegni tu, hai uno stile personale, quanto mi piace, sei bravissimo. Io ero lì, la stavo tatuando, a un certo punto alzo lo sguardo, le faccio... È per questo che mi hai chiesto una stellina nera di 1 cm². Io onestamente provo anche... Odio la mia vicina che reclama, odio per il frastuono che procuro, odio... Mi è capitata una ragazza che è arrivata dalla Spagna e praticamente io ero contentissimo perché mi chiama questo suo amico, mi fa: cavoli, c'è questa mia amica, sai, arriva dalla Spagna, ha visto il tuo sito, vorrebbe farsi un tatuaggio da te. Arriva, io ero anche esaltato, cioè comunque una persona che si fa 2000 km per farsi tatuare da me, entra e chiedo: dimmi cosa vuoi. Mi tira fuori il pezzettino di carta: voglio questo, un tribalino, il simbolo di Final Fantasy. Io la guardo e dico: stai scherzando, vero? No, no, voglio questo. Ma vuoi che faccio una reinterpretazione, vero? Perché sei arrivata dalla Spagna. No, no, lo voglio esattamente così. E sei venuta dalla Spagna per fare una cosa che qualunque tatuatore sotto casa tua avrebbe potuto fare. Sì, ma ho visto il tuo sito, tu sei così preciso. Sì, ho capito, ma per... Non lo so se mi prendono per il culo o se sono pazzi. Beh, io sinceramente provo anche odio la mia vicina che reclama, odio per il frastuono che procuro. Ci vuole estro, serve capacità e voglia di interpretare l'arte in ogni suo aspetto. Jerry ha realizzato molti lavori il cui filo conduttore è un tatuaggio. Un esempio? Avete mai avuto tra le mani il Game Boy Tribal Edition? La Nintendo ha scelto proprio Jerry per realizzare i tribali che lo decorano. Dal 2005 è stato venduto in oltre 180 paesi e il tratto del nostro tatuatore è inconfondibile. Inoltre, tra le tante opere sviluppate come illustratore ci sono oltre 17.000 tattoo flash e numerose copertine per la rivista Idea Tattoo. Il libro Segni sulla pelle, edito nel 95, raccoglie ben 550 disegni originali per tatuaggi. Tra il 94 e il 95 facevo le copertine per un fumetto e proprio in quel periodo stavano nascendo le prime riviste in Italia dedicate ai tatuaggi. E i disegni che vedevo su quelle riviste non erano, tra virgolette, professionali, non erano fatti da illustratori o da gente con una formazione accademica. Quindi mi venne l'idea di proporre l'idea al mio editore, quella di pubblicare un libro con disegni per tatuaggi. Lui accolse l'idea ben felice, tentammo questa avventura, unica controindicazione è che dovevo fare tutti i disegni in 2 mesi, 500 e passa disegni in 2 mesi, quindi dovetti recuperare un sacco di materiale che avevo in archivio e che col tatuaggio aveva ben poco a che fare. Dopo 3 anni l'editore per cui pubblicavo circa 300 e passa disegni al mese su Idea Tattoo mi propose di fare un altro libro dedicato al Triskel. Triskel è 3. 3 è numero. È numero perfetto. È perfezione. L'umanità è da sempre stregata, affascinata, sedotta dal triplice. Se la triade è una chiave di lettura, di interpretazione del mondo, dello scindibile e dell'imperscrutabile, allora tutti noi abbiamo inevitabilmente a che fare con il Triskel. 3 sono i regni, animale, vegetale, minerale. 3 i modi del tempo, passato, presente e futuro. 3 le dimensioni dello spazio, altezza, larghezza, profondità. Fisica, sesso, teologia, arte, mistica, nulla sfugge alla triplice interpretazione.